ciò significa che forse è andato in onda. Cerchiamo voci corsare, cerchiamo controverità, cerchiamo di divertirci alla fine facendo quella che una volta si chiamava controinformazione. Partiamo con Santa Tecla, non vi aspettate grandi verità da una parte o dall'altra, aspettatevi un bel po' di fosforo e anche la giusta dose di sale. Prima trasmissione, Santa Tecla. L'altra voce di questa nostra trasmissione nuova è Fabio Bonofiglio, il bambino cattivo di turno, direttore di Sibarinet, di altre pagine, oltretutto il nostro padrone di casa. A lui spetterà fare un po' da pompiere e un po' da diavolo in queste nuove trasmissioni. L'avvocato Salvatore Sisca è il difensore più acerrimo per quanto riguarda la parte chiamata a essere imputata nella Santa Tecla. Clamorose le sue iniziative anche nel coinvolgimento di quella che si definisce la società bene di Corigliano. L'artista Alfonso Caravetta è tra le altre cose responsabile del movimento Corigliani e nel Santa Tecla ci entra dalla porta principale, ieri come presunto cattivo, oggi come presunto incacchiato. E allora parliamo di questa Santa Tecla, parliamone in maniera sempre, come dire, come se fosse oggi, perché sembra archiviata, ma mi sa che le cicatrici anche quelli che ci sono. Fabio? Tu mi dovevi dare qualche notizia importante sul futuro giudiziario anche, no? Relativo forse al comune, o no? Il futuro ancora non lo prevedo. Ma quello che sai? Quello che so è quello che sanno tutti. Il 6 giugno è prevista l'udienza presso il Tribunale Amministrativo del Lazio sul ricorso presentato dal sindaco, dall'ex sindaco di Corigliano Straface, dai componenti la sua giunta, la sua ex giunta, l'ex giunta comunale e dall'ex presidente dell'ex consiglio comunale di Corigliano. E quindi questo per il TAR, ma per la Straface è tutto a posto il discorso Santa Tecla o la trascinano per i capelli da qualche parte? Il discorso Santa Tecla e cioè la posizione dell'ex sindaco, per la chiarezza, per dare anche una informazione chiara, nitida, per ciò che mi consta, per ciò che consta a tutti, la posizione dell'ex sindaco Pasqualino Straface nell'ambito del procedimento 3572 Santa Tecla è archiviata, ma l'ex sindaco è tuttora indagato. Beh, e poi quindi da parte della direzione distrettuale potrebbe esserci qualche brutta sorpresa. Non conosciamo ovviamente le ipotesi di reato, certo, ascritte nel procedimento che è esistente. Ah, okay, certo. E Alfonso Caravetta è esistente, certo. Che è esistente per completezza di informazione. Non ce lo stiamo inventando, è tutto al verbale di una delle ultime udienze del processo Santa Tecla in corso davanti ai giudici del Tribunale di Rossano. Mi potrà qui confermare l'avvocato Sisca, che ha un brutto rapporto perché, con il perché, verbale, la notizia, perché la notizia da dove scaturisce? Scaturisce da una udienza, dal controesame fatto dall'avvocato Sisca, io presente in aula, in cui l'avvocato Sisca, controesaminando, quindi controinterrogando il collaboratore di giustizia Carmine Alfano, poneva una serie di domande sul conto dell'ex sindaco Straface al collaboratore Alfano, domanda alle quali si opponeva energicamente il pubblico ministero Luberto, che a un certo punto ha dovuto dare anche una motivazione ed è stato appunto fatto capire che ci può essere di questa opposizione, l'ho detto esplicitamente, ha detto c'è un'indagine in corso. Chiarissimo.
Alfonso Caravetta, non è stato indagato o indagato in questa... Assolutamente no. Però parecchi ne hanno parlato. Sì, 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 a riguardo dell'unità di progetto. Di progetto che era quello... E naturalmente anch'io avrei le mie, insomma, novità a riguardo. Ah, perfetto. Perché è chiaro che Fabio si interessa un po' dell'aspetto dell'inchiesta giornalistica sulla, diciamo, inchiesta Santa Tecla, mentre per quello che riguarda la commissione d'accesso e dunque che dovrebbe essere un procedimento differente da quello che è il procedimento invece, diciamo, più penale, quindi che riguarda la sfera dell'antimafia, c'è il troncone, diciamo, della commissione d'accesso che arriva a Corigliano, naturalmente. La commissione d'accesso non è un discorso aperto, è un discorso già chiuso. E infatti io voglio un attimino illustrare questo. Vedi, perché per te magari non è la bianca quello. No, ho capito, perché per lui è chiaro che è chiuso e si trova sempre la porta aperta per quello che gli serve, lasciando poi i feriti, i morti a terra, ma nessuno se ne accorge, perché poi i morti non è che risuscitano. La novità è che praticamente io ho fatto una serie di denunce, quindi ho inviato una serie di denunce, le ho fatte presso la caserma dei carabinieri, ma anche inviato attraverso il comandante con ricevuto di ritorno alla DDA, alla Procura della Repubblica e alla stessa commissione straordinaria presieduta dalla Scialla, da Bud e dalla Tassi, dove io dico che aspettavo questa giustizia, insomma, che bussasse alla mia porta, e invece questa giustizia non bussa. E quando la giustizia non bussa io mi preoccupo. Però maestro Caravetta su internet è abituato alle cose lunghe, qui siamo abituati alle cose corte. Qual è la novità? La novità è che io ho depositato i documenti che la commissione d'accesso non ha trovato, prove alla mano. Quali sono? Qual erano? Praticamente parla di curriculum, del piano di riparto e dei compensi. E più per arricchire il... Cioè, hai depositato documenti che... La commissione d'accesso ha scritto e quindi relazionato il ministro Maroni per lo scioglimento del Consiglio Comunale, che insomma è stato pubblicato più volte, l'ultima volta neanche 15 giorni fa, che non avrebbero trovato il curriculum e quindi la ripartizione dei compensi. E invece c'era questo curriculum? Io mi sono tutelato da parte mia e ho dimostrato che intanto il curriculum l'avevo spedito via mail, producendo la mail con tanto ricevuta inviata da Antonio Pisani, che era il mio diretto responsabile. Mentre per quanto riguarda il piano di riparto di compensi, che è un documento interno all'unità di progetto, quindi non va deliberato, non va determinato, ma è un documento che riguardava l'aspetto che era già precedentemente deliberato alla Costituzione di unità di progetto, io ho questo documento firmato in calce da tutti i componenti, timbrato dal Pisani, è certo che c'era. Perché non hanno trovato quello della commissione? Questa è una domanda che io voglio rispondere, per dare un po' di suspense. La rispondiamo quando si sarà riscaldato un po' l'ambiente, perché credo che le novità non si fermeranno solo a questo aspetto, insomma. Quindi alla fine fatta questa risposta. Io penso che il gioco di Santa Tecla da oggi in poi deve acquisire nuovi protagonisti, che sono cittadini che a un certo punto si sentono depauperati, diciamo messi diffamati senza una giusta causa. Ed è per questo che io ho dato mandato al legale, dunque, per chiedere quelli che sono i risarcimenti per l'immagine. A chi ho denunciato? Io intanto ho denunciato e ho deposto questi documenti presso i carabinieri dicendo che voglio essere ascoltato, quindi ho mandati alla DIA di Catanzaro, alla commissione d'accesso, alla commissione straordinaria. Naturalmente i documenti che io dicevo in mio possesso non ho aspettato che mi richiedessero, li ho depositati seduta stante dai carabinieri, quindi possono benissimo richiederli e verificarli. Ma com'è possibile questa cosa, Fabio? Che questi documenti non si trovano? Ma io mi chiedo chi avrebbe diffamato Alfonso Caravetta, cioè da chi sarebbe stato diffamato? Dalla commissione d'accesso, probabilmente. Allora, non è che io posso dire che la commissione d'accesso ha in qualche modo diffamato Alfonso Caravetta, perché parla in linea generale. Credo che l'avvocato Sisca sa bene di cosa si tratta. È una relazione con se la commissione d'accesso che ha determinato determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale, degli organi elettivi, ma non solo per il motivo, cioè
l'ho letta, la conosco. Il primo la motivo è l'unità di progetto. No, non mi pare. No, dalla relazione del ministro Maroni parla come primo punto. Non mi pare. Posso prendere il documento? Non mi pare. Non mi pare che sia il primo punto. Ma tu, scusa, non mi pare proprio. Scusa, c'è tutto un papello, per utilizzare un termine molto in voga nella trattativa mafiosa. C'è tutto un papello che riguarda. Tu sei convolto la commissione, la relazione della commissione d'accesso con la relazione del ministro Maroni. Prima hai parlato del ministro Maroni, infatti. E infatti ti sto dicendo, chi è che porta a conoscenza il ministro Maroni di questa unità di progetto? Nella relazione della commissione d'accesso non si evince il fatto dell'unità di progetto, si evince solo in sede di ministero per lo scioglimento, quando si chiede lo scioglimento. Ma non è il primo punto l'unità di progetto. Però io non conosco questi atti, diciamo, di cui state parlando, ma uno scioglimento per infiltrazione mafiosa significa altre cose, non riguarda affidamenti di lavoro e appalti, diciamo. Il clientelismo, ammesso che possa definirsi, il clientelismo c'è sempre stato, però il clientelismo non significa mafiosità. Mafiosità significa quando uno riesce a condizionare in forza. E infatti la commissione d'accesso ritiene associativo, riesce a intimidire praticamente gli amministratori a fare determinate cose. Cioè, dal punto di vista dello scioglimento, della mafiosità, ci potrebbe essere qualcosa di rilevante. Se Caravetta avesse intimidito qualcuno, vi do degli elementi in modo tale che non parliamo di non sembra che emergano tutte queste cose. Perfetto, però vi do degli elementi in modo tale che caratterizziamo il punto dell'unità di progetto. L'unità di progetto viene in qualche modo ad essere uno dei punti dello scioglimento. Uno dei motivi, proprio punti, dove si ritiene che non solo mancano i requisiti e quindi i curricula, naturalmente mancano i curricula, mancano i requisiti perché non li evincono, non è semplice, e il piano di riparto e di compensi, quindi non si evince questi cosa fanno qua, a che titolo. E questo dobbiamo sottolinearlo perché poi subentriamo... Con il nuovo documento che invece è dimostrato... Subentriamo nell'aspetto odierno, cioè... Quando lo stesso procedimento viene sottratto all'unità di progetto per vari motivi, per sospensione in autotutela, ma viene affidato, poi vediamo chi. Ma questo sarà il punto finale. Quindi, posso porre un paio di interrogativi? No, voglio chiudere questa questione della unità di progetto per dare elemento assistito. Nell'unità di progetto c'era tutte persone per bene, quindi io posso citare il dottore Cumino, il professore Cumino, storico, Antonio Cimino, c'era il sottoscritto, la dottoressa Montera, l'architetto Montera, e poi c'era la dottoressa Tina Guglielmello, legata a Mario Guglielmello, che si evince da questa relazione che, essendo sorella del cognato della strafaccia, è scritto espressamente, e questo è il cognome importante. L'unità di progetto quindi deve essere ritenuta in qualche modo con lei che pungolava, magari che no, spingeva. Infatti il problema era proprio questo. Scritta la commissione d'accesso. Infatti il punto che va obiettato è proprio questo, cioè io l'avevo detto in una precedente intervista. E cioè che la questione non è che noi possiamo dire, siccome io sono andato a mangiare, faccio un'ipotesi, con Fabio Bonofiglio sono diventato comunista. Che è comunista, no, voglio dire. Mai sentito. O se vado con l'avvocato Sisca, io sono un buon giurista, voglio dire, no? Cioè, ognuno poi frequenta e oppure vado a una festa d'avvocato, sono un ballerino, che bravo, bisogna regolarsi. Dalla commissione d'accesso cosa ha pensato? Questo è quello che io credo, anche con la complicità interna di chi amministra, mi assumo le responsabilità del caso. Vabbè, se non fai nome non ti assumi. Mi assumo le responsabilità del caso e nell'evenienza. Ah, dovresti dire chi? E nell'evenienza. Sennò che responsabilità. Ma per esempio io so per certo che mi vengono richieste altre copie dei curricula e vengono portati ai revisori dei conti. Io dico le figure, non mi interessa poi a chi. Chi porta questi curricula ai revisori dei conti può essere una persona sola, che è responsabile delle unità di progetto, che nel caso specifico è Antonio Pisani. È semplice. Vengono richiesti copie dei curricula perché i revisori dei conti vogliono
delle copie per una questione, dicevo, di contabilità. Che dobbiamo passare, se no, è diventato certo. Solo su questo. Allora, io vorrei... Perdonami, ma è una domanda proprio terra terra. Se, a me? Lasciamo stare, no, ad Alfonso, senza aspettare, la Sassese, certo. Adesso con l'avvocato ne pigliamo altri, di Sassese. Sì. E poi Fabio sì. Ci mette il carico suo, che l'anima nera è lui, abbiamo sì. Capito. Ma chi fa scomparire questo? Cioè, chi è che non fa vedere questi documenti a questa commissione d'accesso? Se si vedessero, l'unità di io te la sparo, io te la sparo grosso, che spariamo, io te la sparo così grossa che tu a un certo punto, non so se terrei accese le telecamere. No, tranquilli che stanno accese. Io ritengo che ci sia un sistema di connivenza radicato nel comune di Corigliano che da molto tempo, ti faccio le date, diciamo dal 1982, poi ti spiegherò il perché da questa data, sì. Ha preso in mano quello che le redini di questo territorio. Di connivenza con chi? Di connivenza di sistema, cioè tra elementi di sistema. Vuol dire? Connivenza vuol dire con qualcuno. Convivere. Con chi? Infatti, questo che sto dicendo. È un sistema dove c'è una connivenza interna. Una complicità a fare male le cose. L'apparato amministrativo è connivente, per esempio, con alcuni costruttori. Ci siamo? Sì. È connivente con alcune figure politiche e alcune figure dirigenziali del comune. Questo sistema, nelle sue varie sfaccettature, nelle sue varie sfaccettature, non è un sistema fermo, statico, è un sistema molto dinamico, dove a seconda di quelli che sono gli interessi, e i partiti non sono estranei a questa dinamica. Dove sono questi interessi? Facciamo finta, per esempio, il porto, tanto per prendere cosa tanto per una. A chi è che potrebbe interessare una tale infrastruttura? Cosa porta una tale infrastruttura? Sicuramente porta degli enormi vantaggi di tipo di finanziamento. Dove è chiaro che ci sono degli appetiti. E quindi, se ho capito, traduco io terra a terra. Quindi, al comune ha un interesse ad abbattere l'era strafaccia. Cosa dobbiamo capire da questa? Allora, io credo che Roberto non stia facendo altro che raccogliere quello che gli hanno messo sul piatto del genere. Fermiamoci qua. Avvocato Sisca, quasi quasi si sposa con la sua teoria di aver messo tutta la società bene in questa barca di Santa Tecla. Lei ha chiamato tutti. A me sembra che... A testimoniare. Sembra che sia stato fatto molto rumore, ma niente. Il fatto che si appigliano, diciamo, a queste cose... ai progetti, tutti questi fatti amministrativi, però non c'è niente a che fare con la mafiosità. Qua si era partito l'indagine, per quanto riguarda i politici, era partito dal voto di scambio, era di questo che si parlava. Sì. Ma a me sembra, siccome sta venendo fuori che il voto di scambio non è esistito, non esisteva, non c'era, stanno cercando di riparare mettendo così delle pezze. Non voglio interrompere l'ottimo avvocato Sisca, che è stato così bravo fino adesso, anche perché lui si inalbera solo quando c'è Roberto, quindi oggi non c'è e sta tranquillo. Però se mancassero, invece sappiamo oggi di no, questi curricula, no? Noi Fabio, perché metti quelli a fare l'unità e non metti un altro? Voto di scambio terra terra è lo stesso. No, non c'è niente. Attenzione, questo è l'equivoco. Attenzione che c'è l'equivoco qua. Perché l'unità di progetto non è un fatto nuovo, appartiene all'articolo 12, quindi vi consiglio di andarvi a riprendere all'articolo 12 del regolamento comunale. Ed è un'unità operativa di figure professionali, nel caso mio, essendo un artista, non sono comparativo. Ma cioè perché adesso c'è il curriculum, ma senza Scusate. Nel momento in cui io non trovo il documento, nel momento in cui io non trovo la tua carta d'identità o la patente che tu stai guidando la macchina, cosa faccio? La prima cosa che ti chiedo? Presentati. In casella, a me non mi ha chiamato nessuno. Ah, avvocato, prego, l'ho interrotto. Prego. A me sembra di mafiosità in queste cose qua non c'è nulla. Cos'è il condizionamento mafioso? Se invece di una cooperativa, per esempio, di una società, determinati lavori, determinate opere vengono affidate a un altro, si deve ritirare, deve farle diciamo, l'imprenditore
o il professionista che appartiene alla 'ndrangheta. Questi qua imporre con la forza, con l'intimidazione, determinate, di questo determinate scelte. E quindi il fatto che manca il curriculum o che ci siano degli, che le pratiche siano incomplete, questo non c'è niente a che fare con la mafiosità. Siamo, questo semplicemente si invita. Sembra che siamo partiti da. Sì, sì. Siamo qua. Santa Tecla è partito dicendo che c'era il voto di scambio, tant'è vero che il sindaco Stravaccia è stata intercettata per 3 o 4 anni per vedere se avesse collegamenti con elementi di spicco della criminalità. Si è prorogato per molto tempo, si era partiti con determinati personaggi, dalle intercettazioni telefoniche poi non c'è stata una sola telefonata con questi soggetti. Infatti cosa sosteneva all'inizio la procura di mafia? Sosteneva che praticamente Barillari era il maggiore cosa, quello che condizionava cosa, l'elezione, condizionava il voto. Sono state fatte le intercettazioni, proprio queste, l'inchiesta è partita dal 2005, insomma dopo. Fra la Straface e Maurizio Barillari o altre persone a lui vicino, non c'è una sola telefonata. Con altri sì, Sono andato alla fine per poter vedere Cosimo Bonocchi. Mi sembra che passiamo adesso un'indagine così importante a Disneyland. Dal punto di vista andranghettistico non rappresenta niente Cosimo Bonocchi, tanto è vero che il processo Santa Tecla non è neanche indagato, sì, non è stato mai indagato. Emilio, non essere stato indagato Cosimo Bonocchi vuol dire che non era mafioso. E allora Fabio, abbiamo sbagliato tutto. Allora, io penso che questa trasmissione sia partita dall'argomento sbagliato, cioè l'abbiamo presa proprio da un argomentucolo. Ma lo puoi scegliere l'argomento, a piacere. Cioè, argomentucolo, quale quello della unità di progetto. Il Consiglio Comunale di Corigliano, per chiarezza e per informazione, non è stato sciolto per infiltrazioni mafiose in virtù della unità di progetto. In merito all'unità di progetto, anzi, non tanto nel merito quanto nella tempistica, eccetera, viene da chiedersi perché poi la delibera che aveva istituito l'unità di progetto venga ritirata il giorno prima. Non la delibera viene ritirata. La nomina, insomma, viene revocata. Insomma, viene revocata. Ma l'unità di progetto. Vabbè, il gruppo sì. No? Viene revocata. Attenzione, che questo è il passaggio sotto. Viene sfrattata l'unità di progetto. Viene detto noi delle sue persone fisiche dalla dice facciamo la sospensione in autotutela per riguardare meglio quello che è una posizione. Sì, ma che hai fatto. Aspetta, ho capito. Che hai fatto lì su questo dicono che lo scioglimento proprio il giorno prima che arrivi la commissione. Allora, ma è normale. Lo scioglimento del Consiglio Comunale. Ma tu non hai vissuto quei momenti là. Lo scioglimento. Tu non hai vissuto quei momenti là, cioè negli uffici, io ero dentro, negli uffici che prima si sentivano i suoni dei computer. Ma lo scioglimento del Consiglio Comunale non è stato determinato da questo giocattolino dell'unità di progetto. Diciamola chiaramente. E da che cosa lo scioglimento del Consiglio Comunale scrive il prefetto Cannizzaro nella sua relazione, non lo devo dire io, lo scrive il prefetto Cannizzaro, è stata determinata, allora, dietro l'unità di progetto, cosa c'è? Ci possono essere, potrebbero ravvisarsi tutt'al più dei reati di tipo amministrativo. Tutto al più. Nulla di mafiosità, e convengo con l'avvocato Sisca che fa ottimamente il suo mestiere. Però il prefetto Cannizzaro, in forza della relazione della commissione d'accesso, prima, e il ministro dell'interno poi riprende questo concetto, parlano e scrivono di decine e decine di appalti, affidati con procedure di somma urgenza senza la richiesta della prescritta certificazione antimafia a norma di legge. Non sono stati prodotti, cita il caso di un soggetto che aveva addirittura prodotto un'autocertificazione
presso gli uffici comunali per ottenere una licenza. Ma lei è stato rinviato in quel periodo. Attenzione, dall'informazione corretta. Sono andato stamattina a chiedere. Quella posizione è stata archiviata e si tratta della dottoressa Sarimelitari. Me ne assumo la responsabilità. Non mi sto riferendo. E Cosimo Conocchi al telefono chiede la licenza. Non sai l'informazione giusta. Non sai a cosa mi sto riferendo. Tu hai detto. Non sai a cosa mi sto riferendo. Prego, dimmi. Il nome di Cosimo Conocchi l'hai fatto tu. Io non mi sto riferendo affatto a quello. Mi sto riferendo a un'autocertificazione prodotta da un soggetto che dichiarava di non avere mai riportato condanne. Non è il caso di Cosimo Conocchia. Sbaglio, cioè, non è il caso di Cosimo Conocchia. Su Schiavo Nero, non è l'unico. Non è il caso di Cosimo Conocchia. Dico, deve essere più preciso, no? Facciamo la... Cioè, non è il caso di Cosimo Conocchia. Facciamo le cose strane. C'è un caso di Schiavo Nero, per esempio. Questo è successo, vedi? Scusa, ma non è quel caso, non è il caso che dici tu. Cioè io entro nel merito delle questioni, invece Fabio vola. No, non è il caso che dici tu, non mi riferisco a quel caso. Non è stato prodotto e non vi è stato alcun controllo, non vi è stata richiesta da parte dell'amministrazione della certificazione. Ma questa è regolarità amministrativa, sono cose molto diverse da quello che è la mafia. La mafia che significa? Che controlla, comunque controlla i lavori, controlla il rilascio delle concessioni edilizie. Il prefetto l'ha fissato, il prefetto l'ha fissato, un condizionamento di Corigliano. Non c'è stato nessun mutamento rispetto alle vecchie amministrazioni. Assolutamente. Perché le concessioni edilizie, sempre ai soliti costruttori vengono rilasciate, a quelli che le rilasciava quando amministrava Geraci, a quelli che amministrava amministrato Genova, tutti sono sempre, ma quello è un sistema di 4-5 costruttori, c'è questo sistema, sono sempre e così anche sulla terra. L'unica anomalia che c'era, ma non è vero, e io l'ho detto pubblicamente anche durante la campagna elettorale, così, era il conflitto di interesse tra il sindaco Pasqualino Strapace e i suoi fratelli imprenditori che facevano i lavori pubblici. Ma a parte quel conflitto di interessi, del resto non c'era anomalia, anche perché i stessi fratelli Strapace fin da prima, da oltre 10 anni facciamo sempre con tutte le amministrazioni, ma in quel caso era un conflitto di interessi la maggior parte degli appalti gli sono state date dalla provincia di Cosenza della Oliverio, che è di sinistra. E Fabio, così è la questione. Bisogna essere obiettivi, non bisogna voglio dire una cosa, voglio dire non obiettività anche dell'amico Fabio, mi permetto di dire amico perché per quanto tu sai anche con te, poi io stimo molto le persone che si espongono e rischiano di proprio, insomma, perché è chiaro che lui si espone. Tu ti esponi, ma anch'io nell'aspettività pro domo di qualcuno. Ma ti dico, aspetta, ma ti dico. È una non obiettività perché io mi sono andato un po' a informare su quello che era proprio quello che dice il dottor Sisca, l'avvocato Sisca, scusa. E cioè, guarda che è successo un caso che mi sembra che tu abbia confermato e che io ho i documenti, posso anche presentarli, cioè di un vice sindaco che si fa rilasciare del sanatorio di un vice sindaco di Corigliano si fa rilasciare in carica, si fa rilasciare di un ex vice sindaco vabbè, di una figura che era vice sindaco, che si fa rilasciare delle sanatorie, delle volumetrie non assentite neanche dal coefficiente che era, diciamo, normato da quelli che erano i riferimenti vigenti. Questo signore, gli viene sequestrato il cantiere, arriva fino in Cassazione e la Cassazione gli dice, entra nella mente e gli dice, guardate che qua è stata, rimando al giudice di riferimento, cioè di competenza, ma qui c'è stata una collusione, un atto criminoso consumato tra una figura politica e l'aspetto amministrativo dirigenziale, cioè il tecnico che ha dato l'assenso a queste volumetrie. Ora io voglio dire questo, Fabio, per ritornare a voi, questi fatti erano in capo molto tempo addietro ancora, dall'82 in poi. Questa è la normale prassi che c'ha il comune di Corigliano. Se tu vuoi leggere questo fenomeno, non puoi leggerlo con la strafaccia. Questo è quello che dico io, c'è la strafaccia. L'hanno messa lì per avere il capo espiatorio con tutte le, ti sto dicendo, con tutti gli errori politici che ha potuto commettere e ne ha commessi.
o per ricatto, vabbè, o per ricatto numerico, o per ricatto numerico, o per ricatto numerico, o per ricatto numerico, scusa, o per ricatto numerico, ma per esempio non hai detto, ah bravo, no, lo voglio dire. Vabbè, hai fatto parte della sua... io ho fatto il programma, la politica, Fabio, io per ho scritto è chiaro che ti compete anche mettere in rilievo... Fabio, io, scusa Fabio, io gli ho fatto una programmazione che ancora c'è, la stiamo ancora... Ci stiamo ancora stato lavorando. Un mentore, quindi. No, io sono stato uno che ha dato un contributo alla città e che la Pasqualina ha garantito fino all'ultimo giorno per quello che gli era possibile, nonostante i contrasti di costruttori che io ho versato, nonostante ero in giunta, nonostante ero in amministrazione straface, nonostante ero in amministrazione straface, io ricordati che mi sono scontrato contro costruttori che qua dietro, dove tu abiti e li vedevi ogni giorno, non hai scritto un rigo. Tu non hai scritto un rigo, Fabio. Io scrivo i fatti. Tu non hai scritto un rigo, Fabio. Quello era un fatto importante. Non sono abituato a quello era un fatto importante. Quello è uno, Fabio. Già il secondo questo. Scrivo fatti. Già il secondo. E questo ti faccio... Questa è la onestà intellettuale del dottore, dell'avvocato Sisca. Io non scrivo relazioni. Io scrivo fatti. Ho sempre scritto fatti. Allora, questa è la onestà intellettuale dell'avvocato Sisca che dice io sono di sinistra. Però diciamola com'è la questione. Affrontiamola una volta per tutte. Siamo in modo... Scusa, l'avvocato Sisca è anche un professionista, fa anche... No, voglio dire, mi sembra che abbia accennato una foto di sinistra. Sono stato candidato alla provincia della coalizione di sinistra, Se l'è pentito. Adesso l'ha detto. Se l'è pentito? No, perché no, la sua esperienza. Me lo fate sentire un po'. Io voglio lanciargli la palla all'avvocato Sisca. Lei, avvocato, che dubbi c'è invece su questa inchiesta? Io questa inchiesta ritengo che sia un'inchiesta sballata, nata male, istruita male e continuata male, diciamo, perché è carente sotto molteplici aspetti. Beh, considerando la sentenza di primo grado, dei riti abbreviati, che sono 5 condanni, io sono convinto che se l'imputato e i loro difensori non si erano andati a cercare la condanna di primo grado col rito abbreviato, ma avremmo avuto poco cose, il 50-60% di assoluzione, come un po' capita in tutti i processi di mafia. Io cito quello più importante, diciamo, di tutti i tempi, che è stato celebrato qua da noi, il maxi processo Galassia. Era partito all'inizio udienza preliminare 272 imputati, poi 183 rinviati al giudizio, 101 condannati in primo grado, annullata il processo di primo grado in appello, siamo ripartiti. Alla fine le condanne, cose della Cassazione, sono state 14. Insomma, certo, è venuto meno qualcuno. Ma intanto a Catanzaro è stata pronunciata una sentenza di primo grado, qualcuno è morto, ci sono 55 condannati e 4 secoli di carcere. No, come funzionano questi processi? Molte volte si parte, era stata chiamata Galassia per l'enormità delle cose, alla fine fu una galassia di assoluzione. Questo processo qua, a parte che poi hanno riunito due processi in uno che non avevano nessuna connessione, il tribunale di Rossano poi mi ha dato ragione che li ha separati, sì. Perché c'era un processo che riguardava il traffico di stupefacenti, e un altro che riguardava l'associazione mafiosa, per esempio. Però la contestazione fatta era soprattutto che riguarda l'estorsione, questo è il reato fine. Sì, diciamo il furto era il perno centrale. Perché Roberto si oppone ai miei testi, non li vuole fare sentire anche il tribunale? Perché io ho portato quei testi per dimostrare che l'inchiesta è stata fatta male e che i collaboratori di giustizia hanno detto, su molte cose che hanno detto, non ci sono i riscontri, quindi dicono bugie, e il fatto che l'inchiesta è nata nel 2005 e continuata per dopo, è evidente che non c'è nulla contro determinati personaggi, o il pubblico ministero non ha svolto l'indagine, non ha approfondito. Si è affidato a qualcuno? Perché i casi sono due.
o non ha fatto le indagini, fossero cose semplici come la dice la cosa, oppure il pubblico ministero, oppure non c'era niente, oppure non c'era sicuramente i carabinieri, ma in entrambi i casi andiamo incontro a degli errori, perché se non c'era niente vuol dire che questi collaboratori di giustizia che sono stati ritenuti credibili anche nella Catanzaro dal GIP, in base alla loro dichiarazione hanno emesso le misure cautelari, vuol dire che non sono attendibili, che hanno mentito su almeno 50-60 fatti che hanno narrato, 50-60 persone. Uno che dice 50-60 bugie è un bugiardo immatricolato, non ti puoi fidare di loro. In virtù della dichiarazione di questi due collaboratori di giustizia, se così non fosse, la cosa è ancora più grave, perché vorrà dire che la procura procede, indaga solo contro i delinquenti comuni, e quando ci sono i colletti bianchi si tira indietro, non si fa niente, si tira indietro assolutamente. Fatemi capire, perché in Italia esiste l'avvocato, mi faccia capire, e quindi sono condannati più fessi, quelli più deboli, certo. Più debole, la famiglia Strafaccia non mi sembrava così debole a Corigliano, era una piccola potenza anche economica. Però lì vedi, padre, posso dirti, posso darti degli elementi, aiuto questa lettura. La commissione antimafia a livello nazionale, sai di che è composta? A livello calabrese ce ne stanno un paio. Ce n'è un altro di sinistra che ormai è trasecolato. Il ministro che cancella il Consiglio Comunale è di destra, però. Fermati un attimo. Non è che facciamo un discorso politico su questo. Attenzione. Perché la lettura che va fatta, secondo me, dal mio punto di vista, poi Fabio potrà dare la sua da un punto di vista più di inchiesta giornalistica. Ma da un punto di vista politico, questa è la lettura che io do e ho tutti i tasselli per farla. Anche attraverso dei riscontri, dei riscontri verbali tra me, la Strafaccia e altri componenti, acquisiti peraltro. Allora, i Gentili, il giorno dopo che fanno questa operazione, escono su un giornale con una frase eclatante, cioè finalmente si comincia a fare... I fratelli Gentili. Perché mi sono chiesto, i fratelli Gentili escono questo articolo quasi... Finalmente si comincia a fare? No, non mi ricordo, però avevo dato il plauso alla magistratura. Si fa pulizia, questo è il concetto. Avevano dato questo plauso alla magistratura, ben venga la magistratura a fare una cosa del genere. Lo troverò, perché poi mi sono fatto... Con Morelli hanno fatto la stessa cosa. Mi sono fatto la... Allora, io mi sono chiesto... Con Morelli hanno fatto la stessa cosa, il maestro. L'hanno presa, Morelli l'hanno praticamente lasciato solo. Ma hanno fatto lo stesso commento? Non lo so questo. Pure? Non lo so. Io mi riguardo un po' quello che è l'aspetto, insomma, della... Allora mi sono chiesto, scusa, ma come i Gentili sono del PDL, dovrebbero, insomma, mettersi lì, eccetera, eccetera. In realtà c'è una, nei partiti, per esempio nel PD è molto evidente questa parte, nel PDL è molto più sommerso, e quindi si fanno fuori a livello di vertici di potere, proprio per togliersi dalle scatole quelli che possono creare problemi al sistema, siccome la Strafaccia aveva cominciato a fare un po'... Però devi metterti d'accordo con te stesso, poco fa hai detto che Roberto si è affidato a dei pessimi Fabio. Investigatori. Fabio, hai fatto riferimento ai carabinieri, la caserma dei carabinieri. Non ho detto questo. Adesso stai dicendo Fabio, non ho detto questo, fermati Fabio. Dal PD. Fermati Fabio. Allora, attenzione, perché voi siete autori di un articolo, no? Fabio avrebbe sostenitori bipartisan. No, Fabio, un po' comunista e un po' del PD. Ti devi mettere d'accordo tu. Perché ho letto i tuoi 7 numeri di altre pagine, anzi ci chiamavano e ti dicevano, è uscito il numero che devo leggere, dove c'era la giustizia va a puttane, non so chi l'ha scritto Sartino. L'ha scritto altre pagine, di cui io sono il direttore. Perfetto, quindi l'hai letto prima di pubblicarlo. All'interno di questo articolo avete tirato fuori la figura di un maresciallo dei carabinieri, o sbaglio? Sì. E allora? A chi vuol dire? No, e allora voglio dire... Se io mi affido ad un sistema così composto, ci saranno dei rischi di una obiettività di quelle che sono delle indagini
locali o no? Fabio, cosa dici tu? Certo, l'abbiamo posto in e allora fermati un attimo. Perfetto, allora fermati un attimo. Io non entro nel merito perché non ho fatto l'inchiesta giornalistica, l'avete fatta voi, chi o chi per voi. Ok, io sto parlando di un'analisi politica. Per me la Pasqualina Strafalci è stata fatta fuori perché non garantiva il sistema. Punto. Ma quale sistema? Il sistema che fino adesso è stato leato ed è stato architettato per poter produrre politico amministrativo. Politico amministrativo, bravo, ecco qua. Per produrre. Ha detto l'avvocato Sisca. Questo è il sistema. Vittima del sistema. Questo non è una vittima del sistema. Lei è entrata nel sistema. Pensava di poter dominare o comunque poter in qualche modo districarsi in questo sistema, invece l'hanno presa e l'hanno stritolata. Ma è semplice. Non aveva la forza, l'ha detto, era una famiglia isolata. Non aveva la forza di contrapporsi a dei poteri così forti. Ma io... E chi sono stati? Io all'udienza preliminare, io conosco da sempre la famiglia Strafalci, con Franco Strafalci, prima che morisse, l'ho vista all'udienza preliminare, ci ho parlato. Per la verità, conoscendo, io gli ho chiesto, io sono diretto, sì, certo. Perché sei andato a fare questo giudizio abbreviato e non hai fatto il giudizio normale? E lui mi ha detto, lo so avvocato, io apprezzo che stai combattendo la battaglia, però noi non ce lo possiamo permettere, perché un giudizio ordinario ti dura 3-4 anni, e se no teniamo l'azienda ferma altri 3-4 anni, tutto sotto sequestro, siamo rovinati lo stesso. Quindi alla fine... Una convenienza aziendale. Alla fine abbiamo perso tutto. E quindi rischiamo con l'abbreviato per cercare di sbloccare la situazione e riprendere a lavorare. Perché se no, noi abbiamo già un sacco di scadenze a cui non riusciamo a fare. A proposito, faccio una domanda tecnica. Economicamente siamo infatti saltati. Emergeva anche da alcune telefonate, da alcune intercettazioni che si lamentavano appunto di una visita della Guardia di Finanza dove non trovavano certo. Faccio una domanda tecnica, ma come mai non li sbloccano in bene almeno ai nipoti? Com'è che sta lungaggine? Cioè, Santino, gli altri, quelli che non sono risultati... L'hanno richiesto però. Ma quando ci vuole? Perché probabilmente, come dice Fabio, sì, sicuramente ci sarà un'indagine ancora. Suppletiva? Sicuramente, perché la vogliono... Così, avvocato. Non so, perché il problema dell'assoluzione, perché è chiaro che se uno non c'entra, viene assolto, deve sbloccare il bene. Però bisogna vedere, perché forse alcune assoluzioni sono state date perché erano fatti vecchi, e magari così prescritti, non so esattamente com'è la situazione, però generalmente bisognerebbe procedere. Cosa va? E a Rossano invece vorranno le cose? Del bene. E a Rossano, io, il tribunale per la verità è un po' timido, un po' grosso, perché sente i nomi, sente che sono coinvolti dei giudici, e allora c'è una certa tendenza, magari cose. Perché loro hanno paura che magari ragionano per come la vedo io, vorrebbero tutelare i giudici che sono stati nominati, che sono menzionati. Però facendo in questo modo, secondo me non tutelano i giudici, ma danno adito a sospetto. Invece se noi svisceriamo le cose, se loro mi lasciassero fare, che io mi lasciassero sviscerare tutte le questioni, sia dei night, sia delle escort, io sono convinto che verrebbero riabilitate anche alcuni soggetti che sono stati a torto cose menzionate là. Però c'è questo discorso qua, perché io perché ho menzionato? È chiaro, non è comodo facendo l'avvocato a Rossano andare a tirare in ballo così il giudice, il presidente, certo, del tribunale. Sei un imparato, la posizione è molto scomoda, certo. Però io sono convinto, perché quando il collaboratore di giustizia mi dice tizio ha regalato una villa al presidente, ed è un dato che è facilmente verificabile, basta fare una visura alla conservatoria dei registri immobiliari e tu accetti se è stato un passaggio di proprietà dall'imprenditore al presidente. Ciò non è vero. Quindi un'indagine fatta in questo modo, un procuratore della Repubblica, un procuratore antimafia che non fa un accertamento del genere, poi dice non è di mia competenza, cioè
Questo dice, non c'entrano col processo questi dati, si oppone alle mie domande. Si oppone, voleva, sembro io il cattivo che voglio, certo, voglio, mi voglio mischiare nei fatti, cose degli altri, ma in realtà io voglio solo dimostrare che è un'indagine fatta con molta leggerezza, molta superficialità. Assolutamente. Il principio è questo, perché se avessero soltanto avuto questa accortezza, noi non ci saremmo mai entrati in questa storia a livello amministrativo, cioè a ragione dell'avvocato Sisca. Dovevano essere molto più accorti, molto più attenti. Invece hanno fatto un calderone, a parte i due filoni che avete ben chiarito, insomma, l'aspetto dell'estorsione, ma anche l'aspetto legato in qualche modo ad alcuni giri intorno, no? Cioè si trovano questi personaggi, Bruno, diciamo, che lo troviamo nei cantieri, Zangaro, che lo troviamo poi tra lo la bacinella, anche davanti ai tra la bacinella, io ci ho avuto una discussione davanti allo seggio elettorale, per dirti, con proprio con Antonio Arias Giravitti, con Antonio Bruno, proprio perché voleva sapere alcune cose. Gli ho detto, guarda, io purtroppo non ho motivo di darti questi dati, perché né li ho né te li voglio dare. Tanto per dire, diciamo, è chiaro che lì c'è una possibilità, c'è una questione anche di ordine pubblico, cioè i carabinieri sanno perfettamente chi è Antonio Bruno, quindi quando queste persone sono... Antonio Bruno, sai che è stato commemorato in un pubblico comizio dal centro-sinistra? Sì, vabbè. No, dal centro? Centro-sinistra? No. Alcide Geraci? Non erano ancora insieme, no. Sì, sì. Candidato della lista Geraci, ha commemorato. Bravo. Un candidato. Era un collega, non l'ha commemorato. Ha detto, sì, ha richiamato, si è richiamato la figura, siccome frequentava. Ero presente. Sempre perfetto. Però attenzione, anche questa è un'imprecisione. Cioè erano ancora nella fase di ballottaggio. Ci ha sempre sostenuto anche questa campagna elettorale. Sì, erano ancora nella fase di ballottaggio, ecco, quando al primo comizio. Geraci con Algeri. Fanno questa sezione. Se in un pubblico comizio un candidato dice che aveva il sostegno... Ma c'erano anche i carabinieri presenti? Sono stati richiamati i carabinieri? Non lo so. Di prendere io ho sentito questo candidato che dice Geraci l'aveva sostenuto. Però io voglio dire, non voglio tirare in mezzo il dottor Geraci, che per me insomma è una persona, per quello che ho detto. No, l'ha detto. Bravo, per quello che ho detto, ma metterlo in mezzo però in questa storia un po', diciamo, anche poco onorevole per noi, in quanto forse tra tutti i figuri, diciamo, tra virgolette, già c'è quello che esce meno peggio da tutta questa storia, ma non voglio entrare nel merito, non è questa la questione. Ed è chiaro, Fabio, che io voglio sollevare un problema serio, che è quello di non metterci la benda su un occhio destro o sull'occhio sinistro, a seconda di quello che a noi conviene scrivere o fare. Qua c'è un problema gravissimo, che è quello che persone come noi, giustamente le voci corsare, come dice Panio, rischiano, pur non avendo una lira da spendere, cioè spendiamo di nostro per poter fare quello che è una giustizia sociale, quello di poter dire le nostre cose per una giustizia sociale, perché non c'è interesse altro, io penso. Cioè io vedo Emilio che arranca sempre per una telecamera, per avere qualche marchingegno, per soddisfare quello che è una sua esigenza, al di là del carattere che può essere condivisibile o meno, però è uno che si muove, che dà l'informazione, è quello che mi ha dato spazio per poter dire le mie cose. Ma chi me l'ha dato? Matteo Laurino mi ha dato lo spazio. Ma come vale a dire la sua trasmissione? Scusa, voglio dire, Matteo Laurino mi ha chiamato a spiegare ma cosa sta succedendo dopo che l'avevo pregato durante l'unità di polemica. Durante l'unità di progetto. In traverso, No, durante l'unità di progetto l'ho pregato di venire a verificare il lavoro che facevamo giorno per giorno. Tanto per chiudere una finestra. Ma va bene, il discorso delle voci corsare. Però dimentichiamo che ci sono fantomi, montagne di fantomi, montagne di intercettazioni. Adesso non voglio difendere, anzi. Permettete proprio un minutino, perché sappiamo che poi queste trasmissioni vengono anche viste su internet. Dottor Roberto, stia tranquillo quando parla con gli avvocati a Rossano, a Catanzaro, non ce l'abbia con me. Io sono quello che ha pubblicato, avendo anche la critica del mio amico Fabio Bonofiglio, i faldoni, senza guardare in faccia nessuno. Però adesso raccontiamo anche queste sfaccettature diverse. Non si incazzi con me, signor procuratore, per cortesia. Mi voglia bene come prima, non mi tratti male quando non ci sono, non mi condanni in contumacia.
Ma dicevo, andate alle voci corsari. No, posso aggiungere qualcosa a livello di questo, no, ma una cosa di questo aspetto? La chiudiamo là, se no ce la facciamo pronto. Ok, prego. Ma le voci corsare, però, Fabio, Sovieri, è davvero dimenticare anni di indagini, se no stiamo facendo le barzellette. Perché Umberto dovrebbe punire la strafaggio? Cioè, parlandoci chiaro. Se ha sbagliato, ha sbagliato allora, perché è incapace, perché l'ha voluto fare. Cioè, no, così viene fuori la verità. Perché no, fuori, Fabio. Perché io non vedo, io non vedo assolutamente un motivo di complottismo. Quello, diciamo. E chi l'ha detto, secondo? In relazione a un'indagine della magistratura antimafia per fini politici, così come mi pare sia stata descritta, a meno che io non abbia capito male, hai capito male? Da Alfonso Caravetta, hai capito male? Di sistema, di comodità, o hai capito male? Sistema, dei fratelli Gentile che hanno fatto una dichiarazione, cioè un discorso da cui non riesco ad evincere altro se non un pompieraggio su una indagine, su una inchiesta antimafia che ne dica l'avvocato Sisca, che c'è il processo in corso con il rito dibattimentale a Rossano, su una indagine che condotta da una magistratura inquirente fino a prova del contrario della sentenza di primo grado pronunciata a Catanzaro il 16 di dicembre scorso, ha portato alla condanna di 55 persone con 4 secoli di carcere combinate complessivamente inflitte ai 55 imputati, per cui almeno in primo grado non mi pare così fallace, mi pare che il come dire, quello che si usa definire castello accusatorio abbia retto. Il resto sono chiacchiere da barra, da marciapiede, è una sentenza di primo grado, sta a vedere poi se verrà confermata. È una sentenza particolare, che molti hanno optato per l'abbreviato, magari per limitare i danni, l'avvocato mi insegna che una sentenza di primo grado è comunque una sentenza, cioè non è certamente carta stampata. Ma tant'è che ti voglio dire, Fabio, se tu vedi la posizione di alcuni di queste qua, la maggior parte riguardava il filone della droga, degli stupefacenti. Ma non solo, proprio in questo filone. Ti voglio dire una cosa. Il nome di Iuri ti dice qualcosa? Sì, mi dice qualcosa. E cosa ti dice, Fa? Mi dice una soluzione. Come è stata fatta questa indagine su Iuri? Come si permettono a mettere un ragazzo in carcere e poi te lo sbattono fuori senza neanche dirgli scusa? Come si permette? Chi sono? Dimmi. È un caso. È un caso, ma sulla pelle degli altri. Facciamo i veicoli con i sedili degli altri. Ci dispiace. Ci dispiace, non mi basta, Fabio. Sono morti delle persone, voglio dire. A me dispiace sulle vite delle persone. Non mi conviene più. Perché sono morti degli uomini di cui noi non sappiamo e non sapremo, giustamente siamo al primo grado, quindi il rispetto massimo per quello che è la giustizia, ma il rispetto anche di chi ci ha rimesso la vita, non è la prima volta, giustamente o ingiustamente chi sia stato detenuto, ma noi oggi non sappiamo se era innocente o era colpevole. Quindi, perché degli strafacce resta soltanto Mario dentro. Aspetta, una condanna pesantuccia. Però io mi faccio la domanda ancora un'altra volta. Ma se questi erano veramente mafiosi? Faccio una semplice domanda. Certo. Scusa, quando va la strafaccia a fare il sindaco, questi hanno tutti questi problemi. E quando lavoravano con Oliveri, quando lavoravano con De Rossi, quando lavoravano con Geno, come mai non erano mafiosi? Allora, io non devo giustificare niente a nessuno.
Ho però se Alfonso Caravetta sapesse come è distribuito il sistema giudiziario per quanto attiene le direzioni distrettuali antimafia calabrese, capirebbe. Sai cosa ha detto Pocassini? No. Che l'antimafia poi la fa le passerelle. No. Lo abbiamo anche ripreso il concetto. Perfetto, sempre, cioè, allora cosa vogliamo sempre fare? Questo, sempre questo. Però se non mi interrompi mi fai parlare. Prego. In Calabria abbiamo due direzioni distrettuali antimafia. Una sta a Reggio Calabria e l'altra sta a Catanzaro. Mm. Quella di Reggio Calabria ha competenza sull'intero Reggino e sull'intero Vibonese. Quella di Catanzaro ha competenza sull'intera provincia di Cosenza, che è la più estesa provincia d'Italia, su tutto il crotonese e su tutto il catanzarese, un territorio enorme. Il dottore Ruberto, che è il sostituto della DDA che si occupa segnatamente di tutte le indagini antimafia che riguardano l'intero cosentino, e stiamo parlando dell'intera provincia di Cosenza, enorme, impegnato e impegnato in questo momento in almeno 4 processi, mi pare, Timpone Rosso, Terminator, Santa Tecla, eccetera. Non è questione di biografia, le indagini di Santa Tecla partono, io sono critico, ma non con i magistrati della DDA che si massacrano e rischiano la vita, sono critico con il sistema legislativo italiano che ha così distribuito le direzioni distrettuali antimafia in Calabria, perché se si fa un'indagine per associazione mafiosa finalizzata al reato di usura e tu mi persegui il reato di usura commesso nell'anno del Signore 2006, vuol dire, e mi fai la maxi operazione con gli arresti nel 2010, vuol dire che negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 il reato di usura ha continuato ad essere commesso, okay, ed è un reato che porta alla morte, porta al suicidio, però, eccetera. E la distribuzione che voleva il che non funziona. Il problema della rete, se ho capito, non i magistrati complottisti, che ha preso un po' di tutto. Cioè, per me, oggi noi abbiamo fatto questa trasmissione con Sara, adesso gli darò un pensiero con Sara a testa, però Sisca ne prende due perché ha parlato più tranquillo, voi siete un poco discoli. Però se ho capito la trasmissione, qua si scondono due teorie, teoria Sisca Caravetta, se la posso dire così, e quella del ben vengono le indagini, ma non sparate nel mucchio. Perfetto. Ho capito? Sì, perfetto. Quella di Fabio è attenzione che sparano i magistrati. Io, siccome sono da voi tempo non vivo né nelle favole né negli eroi, non dico cosa penso delle due teorie e vi lascio un pensiero corsaro finale e due assist. Ma il mio non è tanto corsaro questa volta, sarò eterodosso anche in questo. Io confido nella, non lo sono mai stato ortodosso, confido nella giustizia e voglio fidarmi della giustizia, ma in Calabria, ed ancora una volta muovo e sottolineo una critica alla magistratura, in Calabria francamente l'unica magistratura di cui ci si può ancora fidare è quella della direzione distrettuale antimafia, perché per sopperire al problema gravissimo che ponevo in rilievo prima, se ci fossero delle procure ordinarie, noi ne abbiamo due qui sul nostro territorio, quella di Castroviller e quella di Rossano, se ci fossero delle procure ordinarie che non facessero finta che taluni reati nella piana di Sibari non vengono consumate o non esistono, e non dovesse arrivare poi 4 anni dopo, 5 anni dopo la magistratura antimafia, avremmo più delinquenti in galera, delinquenti davvero delinquenti in galera, e meno magistrati alle feste. Allora, pensiero corsaro. Allora, è quello finale, perché devo darti questa notizia, insomma, che è importantissimo, così faremo la... Devi mettere minuto e mezzo del pensiero. Devo fare la felicità di Fabio. Però allora, tutto in uno, Così, però, così sì. Faccio. E quindi... Avallo la teoria di Sisca, naturalmente, che è poi constatata, che cioè si tratta di irregolarità amministrativa o
al massimo di reati amministrativi, non da perseguire in un contesto di antimafia, di ricerca di reati antimafia. E te lo spiego in parole povere. La mafia non esiste, d'altronde la mafia non esiste. Ma se vuoi finire, finisci poi. Pensieri corsari vanno rispettati. Okay. Allora, io ritengo che la Calabria è nelle mani di una piovra, sicuramente, che non è un'andrangheta così come noi la immaginiamo, con la coppola e la luppara cosiddetta. È una mafia che ben conosce quelli che sono gli ingranaggi di Bruxelles, tanto per capirci, di quella che è una politica nazionale che si sta trasferendo ai piani alti dell'Europa. In doppio petto. In doppio petto, ma pesante, pesante. Dove, di là. Dove i fondi comunitari sono solo, e i fondi per esempio, tanto per esempio, degli appalti pubblici per gli avvenimenti tipo del 150esimo, l'abbiamo visto in questi giorni sul servizio pubblico, sono soltanto una lucina che si accende per quello che è il sistema, diciamo, cannibalizzante della nostra ricchezza pubblica. E cioè qua si sta svendendo un territorio e si è dato in mano un territorio a personaggi che noi stessi consegniamo, perché non siamo capaci di ribaltare la situazione, non ne abbiamo voglia, non ne abbiamo neanche l'obiettività, e stiamo cercando il pelo nell'uovo per dire quella è la mafia. La mafia non è la strafaccia, la mafia non è quelli che voi volete far intendere, la mafia è ben altra cosa, perché se io sono riuscito a fare un procedimento amministrativo e ci ho impiegato un mese di studi e non mi reputo una persona stupida, significa che la mafia conosce bene questi ingranaggi e non è lo spacciatore, non è chi va a fare traffico di droga. Quindi stiamo ben attenti a come si è trasformata la mafia. La mafia c'è ed è pesante. Ricordiamoci di De Magistris, ricordiamoci della procura di Salerno e del procuratore di Salerno che è stato mandato a casa senza TFR. Ricordiamoci di questo. E voglio concludere con questo. Oggigiorno al comune di Corigliano il finanziamento che a noi era stato detto che nella fattispecie dove avevano ritenuto illegittimo le nostre figure professionali in un modo o nell'altro, questo è il senso. Io sono andato a rivederlo, ho chiesto la presa di visione del fascicolo. Non solo si sono trovati i curricula, questo vi sto dicendo, non solo si sono ritrovati i curricula adesso ritrovati i curricula, anche il piano di riparto, adesso c'è tutto. Ma ci ho trovato due altri progetti di fattibilità senza sapere, con l'antimafia stiamo parlando, senza sapere la natura e gli autori. Nuovi fatti adesso. Sì. A me pare che Caravetta sopravvaluti veramente questo aspetto. Dimmi. Questo aspetto della unità di progetto, non ricordo neanche come si chiama, della unità di progetto, lo sopravvaluto, cercando di sopravvalutare se stesso e il suo ruolo. Condivido i loro pensieri corsari, sia quello di Calavetta che quello di Fabio. Quello di Fabio aggiungo che da noi, oltre ai magistrati che partecipano alle feste, ma ci sono magistrati che agiscono in situazioni di incompatibilità ambientale, continuano a stare qua. Io mi trovo a dover discutere cose, procedimenti che riguardano, per esempio, un esempio, queste ma ce ne stanno dando, procedimenti che riguardano l'azienda sanitaria e vengono decisi dal giudice che il coniuge è dipendente dell'azienda sanitaria. Quindi io, quale garanzia c'ho? Oppure ci sono altri che si frequentano abitualmente cose con il giudice e poi gli decidono le cause. Dal punto di vista, tornando al criminale, cosa dell'andrangheta, andrebbero fatti gli accertamenti patrimoniali. Va guardato come certe persone, certi soggetti in poco tempo hanno accumulato cose, ricchezze enormi. Da dove vengono queste ricchezze? Perché se andiamo a vedere a Santa Tecla, a parte i fratelli Strafacci che erano imprenditori, tutti i condannati erano tutti nullatenenti. E allora, dove sono i soldi della 'ndrangheta? Ed è evidente che le indagini sono monche. Poi, che le indagini siano sbagliate, che siano piccole, perché tutte le estorsioni, a parte l'episodio occulto, che è un caso particolare, una lite
è una lite tra culto e gli strafacci, una lite tra due imprenditori. Dove c'è non di mezzo, stati, dove c'è di mezzo che cosa? Dove c'è un di mezzo, ma un bel malloppo c'era. Però non si è fatto chiarezza, non risulta in nessuna indagine i soldi che arrivano, tutti i soldi che arrivano dalla 488, dalla zona, dove sono andati a finire. Questo è il problema. Infatti. Non sono state fatte nessun accertamento su alcuni che dall'oggi al domani sono diventati miliardari. Questo è il problema. Sono 10 anni che sono le 488. Io lavoro sempre e sono indebitato. Gente che lavora meno di me fa investimenti miliardari. No, che se la gode, insomma. Da dove saltano fuori questi miliardi? Quindi è chiaro che le indagini da questo punto di vista sono monche. È vero che in primo grado ci sono state le condanne, sono state, però pure l'antimafia inizia a perdere corpo, perché il processo più importante questa antimafia li sta perdendo. Strage di Strongoli, assoluzione. Omicidio Converso, assoluzione. Omicidio Toni Viola, assoluzione. Praticamente il dottore Luberto li sta perdendo, i processi più importanti ad oggi li ha persi tutti. L'unica condanna che ha avuto, che ha ottenuto, sono questi qua, questi piccoli delinquenti di Corigliano che passano il mafioso per la guardiania. Quando fanno la guardiania a Piano Caruso li condannano per mafia. No. Oppure, è un bel alibi, insomma. Questo è il senso. Oppure quelli, diciamo, il traffico degli stupefacenti, dove sì, esiste il traffico, però attenzione, molti di loro sono anche tossicodipendenti, sono consumatori, e il confine tra il consumatore e lo spacciatore è molto sottile. L'avvocato certamente però, è un ottimo avvocato. No, no, ma abbiamo la voce però, che sarà rispettata. Però chi spaccia, diciamo, per procurarsi, non lo puoi considerare inserito in un'organizzazione, in un'associazione, sono, perché molte di queste, secondo me, le posizioni di molti imputati, di molti condannati di primo grado, andavano esaminate con maggiore attenzione. Io mi faccio l'antipatia anche tra i colleghi quando poi parlo così di stirite abbreviate, che io non ho capito, perché se si andava al dibattimento si esaminavano e si differenziavano le posizioni, ciò che non è stato fatto, perché il rito abbreviato è un procedimento sommario, viene fatto in base agli atti del pubblico ministero. È chiaro che il pubblico ministero, se non c'è nessuno che lo contraddice, che porta a prova e dimostra il contrario, passa tutta la sua linea, tutta la sua teoria. Architettura. Avvocato, è andata? Siamo tranquilli? Sì, devo... No, perfetto. Devo attaccare qualche altro? No, va bene così. Allora, erano le voci corsare di questa prima trasmissione, altre ve ne porteremo prossimamente. A voi, che ci seguite sempre, tocca metterci qualche pensiero corsare. Grazie ancora. E quando che lo guardi ciò significa che forse è andato in onda. In onda.